Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Il video tutorial di oggi ci vedrà impegnati nella realizzazione di questa maglia molto trendy, molto frizzante, ma allo stesso tempo anche molto calda per l'inverno, perché è realizzata con filati completamente naturali in alpaca, in mohair e in seta. È una maglia veramente molto comoda perché ha una linea abbondante che poi si allarga nella parte finale ed è molto molto bella indossata sia sopra ad un jeans ma anche sopra ad un leggings nero. È comunque una linea abbastanza lunga, infatti è una maxi maglia. I materiali che io ho utilizzato sono 350 g di filato di alpaca nero. Dopo in descrizione sotto al video vi lascio appunto esattamente i filati che io ho utilizzato. Quindi 350 g di filato d'alpaca nero, è un filato abbastanza sottile, 50 g sono 167 metri di lunghezza. Poi ho usato un gomitolo solo, quindi di questo ho usato 7 gomitoli, 350 g. Di questo mohair rosso io ho utilizzato soltanto un gomitolino, appunto perché mi serviva per fare soltanto le righe della maglia, queste onde rosse, e poi ho utilizzato questo filato unitamente al Kid Silk. Ho utilizzato questo, il lace, che è un filato di alpaca e seta, e per la lavorazione delle onde rosse io ho lavorato i due filati assieme, come poi vedremo. E quindi soldo un gomitolino per tipo. Inoltre ho usato un paio di forbici, un ago da lana per nascondere i nostri fili di giunzione e poi ho usato tre misure di uncinetti. Ho usato l'uncinetto del 3,5, l'uncinetto del numero 4 e l'uncinetto del 4,5. Questo perché? Perché ad un certo punto vedremo anche per le maniche che io non sono andata a fare delle diminuzioni, ma le ho ristrette semplicemente variando il numero di uncinetto. Così come per la parte finale della maglia, della parte appunto della base finale che si va ad allargare, ho lavorato appunto con un uncinetto più grande, che è quello del 4,5, per dare più volume alla maglia. Questa maglia veste una taglia 42-44, quindi una SM. Io una taglia 42, però mi piaceva appunto realizzarla molto comoda, molto morbida. E questi appunto sono i materiali che vi ho detto che ho utilizzato. Il punto fantasia che ho lavorato per questo progetto è un punto chevron molto molto semplice, che è multiplo di 12. Lo schema è questo. Di punti chevron ce ne sono tantissimi. Tantissimi schemi, tantissime varianti. Io ho utilizzato questo qui semplicissimo, che appunto vi faccio vedere se per qualcuno può essere più comodo utilizzare lo schema. La parte davanti e la parte dietro della maglia sono lavorati in parti uguali, in due pannelli, quindi cuciti poi alla fine. Con il filato nero alpaca e l'uncinetto del numero 4 ho iniziato la lavorazione, quindi partendo dalla base del collo e poi mano a mano scendendo verso la parte finale. Le misure di questa maglia sono, allora, 46 cm di larghezza soltanto per una prima parte, perché poi noi mano a mano andremo ad allargare. Vedremo con degli aumenti in questo punto chevron la nostra maglia. Per la scollatura del collo ho lasciato 27 cm. La parte finale della maglia, la base, misura 56 cm. L'altezza misura 65 cm. Voi ovviamente queste misure le potete modificare, perché la maglia sceglierete voi come farla in base alla vostra taglia e alla vostra fisicità. Per lo scollo delle mie braccia io ho lasciato 20 cm. Ovviamente decidete voi, appunto, come vi ho appena detto, la taglia e le misure di questa maglia in base alle vostre esigenze, al vostro gusto, alla vostra taglia. Quindi
Quindi adesso io vi do le indicazioni per appunto creare questo punto chevron, poi voi naturalmente potete, aumentando il multiplo che è di 12, creare appunto uno o due motivi in più o in meno a seconda appunto delle vostre esigenze. Una volta creato il pannello del davanti e del pannello del dietro, sono andata a cucirmi appunto le spalle, la parte alta delle spalle, lasciando una scollatura di 27 centimetri e per le braccia un 20 centimetri. E poi ho cucito tutta la parte del fianco. Una volta completate le mie cuciture, sulla circonferenza appunto dello scalfo sono andata a montare nuovamente il punto fantasia del punto chevron lavorandolo in tondo e quindi mano a mano lavorando la manica dall'alto verso il basso, creando soltanto la diminuzione della manica, semplicemente variando il numero di uncinetti. Io il progetto l'ho già eseguito, quindi adesso andiamo a lavorare su una campionatura che vi farò vedere. E non lavorerò con il colore nero, perché altrimenti appunto con la telecamera si vede poco, vado ad utilizzare sempre un'alpaca che vi lascio in alternativa a questa che ho utilizzato. Questa che ho utilizzato è proprio un filato di alpaca, poi vi lascio appunto il nome e il marchio in descrizione. Lo vado a lavorare sempre con un altro filato, che è appunto il flow. Ora, e dovrebbe essere un misto alpaca anche questo, lana e alpaca, e ve lo faccio vedere con questo soltanto appunto perché la lavorazione così è più visibile. Con l'uncinetto del numero 4 io per iniziare il mio lavoro ho montato 87 catenelle di base più 3, perché appunto il motivo è multiplo di 12. Però io vi consiglio di montarne di più, di fare una catenella più lunga, in modo che non vi troviate alla fine che vi vengano a mancare delle catenelle e tanto alla fine poi noi tagliamo la nostra codina e andiamo a sistemare il nostro filo. Appunto fate sempre una campionatura, vi consiglio perché appunto ognuno di noi ha una lavorazione diversa, una tensione del lavoro diversa, quindi non è detto che per questi 7 motivi che io ho creato abbiano gli stessi centimetri di quelli che creerete voi, quindi vi consiglio di lavorare un campioncino prima e di fare appunto delle proporzioni e di adattarle poi alla taglia che vorrete realizzare. Con l'uncinetto del numero 4 avvio le mie catenelle, ne aggiungo altre 3 all'interno della quarta maglia, quindi 1, 2, 3 e 4, faccio una maglia alta e all'interno delle 4 maglie successive vado a fare altre 4 maglie alte, quindi una, 2, 3 e 4. Quindi in totale ho fatto 5 maglie alte. Le prime 3 catenelle con cui mi sono alzata, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte consecutive. Filo sull'uncinetto, salto 2 spazi di base, quindi 1, 2. Nel terzo vado a farmi una maglia alta e ne faccio 5 consecutive, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Come vedete, si è già venuta a formare questa prima ondina. Ora faccio 2 catenelle, una e due. Nella catenella successiva, quindi nello spazietto successivo, faccio una maglia alta e negli altri spazietti successivi vado a farmi altre maglie alte per un totale di 5 consecutive, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, salto 2 spazi di base e nel terzo
vado a fare 5 maglie alte consecutive, 2, 3, 4 e 5. Vedete come il punto inizia a delinearsi. Poi mano a mano che lo lavorate prende forma. Quindi adesso siamo arrivate dopo le nostre 5 maglie alte alla cima della nostra ondina, pertanto andremo a fare le nostre 2 catenelle e nello spazio nella catenella successiva di base andiamo a fare consecutivamente in ogni maglia di base 5 maglie alte consecutive, quindi 2, 3, 4 e 5. E così proseguo per tutta la mia base di catenelle che ho montato fino a raggiungere appunto la lunghezza appunto che ho deciso per la maglia. Quando arrivo alla fine del mio ultimo motivo e ho fatto le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Poiché sono alla fine, all'interno dello spazio dell'ultima maglia alta di base effettuato, ne vado a fare un'altra. Quindi soltanto all'inizio e alla fine della nostra appunto riga di onde avremo 6 maglie alte in totale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi per il resto, all'interno dei motivi, come avete visto nello schema, la successione è 5, di 5 maglie alte, però all'inizio e alla fine dobbiamo montarne una in più, questo perché dobbiamo appunto creare un pannello con la riga laterale che venga verticale, altrimenti questo non succederebbe. Quindi faccio le mie 3 maglie alte alla fine del giro per alzarmi, giro il mio lavoro. E all'interno dello stesso spazio io faccio un'altra maglia alta e poi vado a fare una maglia alta per ogni maglia alta che trovo sottostante. Quindi vedete una, due, che sono le due all'interno dello stesso spazio, 3, 4 e 5. E l'ultima, che è la sesta, solo però per i giri di inizio e di fine. Quindi le due maglie lavorate all'interno dello stesso punto all'inizio del giro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora filo sull'uncinetto, salto le due maglie alte successive e all'interno della terza, del terzo spazio, faccio una, due, 3, 4 maglie alte consecutive, vedete, sono arrivata alla cima così della mia ondina. La quinta maglia alta la vado a fare all'interno dell'archetto della cima. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle di separazione. Inizio a fare la sequenza delle mie 5 maglie alte consecutive partendo dalla prima all'interno dell'archetto, quindi una all'interno dell'archetto e le altre 4 sopra le maglie alte di base sottostanti, quindi una, due, tre, quattro e cinque. In questo modo. Ora salto le mie 2 maglie alte che trovo consecutive, questa e questa qui, vado oltre e vado a fare consecutivamente altre 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e la quinta la vado a fare all'interno dello spicchietto libero e 5. Vedete come il punto inizia a prendere forma?
Ora, poiché appunto sono nella cima dell'ondina, faccio le mie 2 catenelle, 1, 2, la sequenza di 5 maglie alte, adesso consecutive, di cui la prima all'interno dell'archetto, quindi una e le altre 4 sulle maglie di base, 2, 3, 4 e 5. Ora sono nella parte dove l'archetto è ribaltato verso il giù, quindi salto le 2 maglie di base e vado a fare le mie maglie. Quindi una, due, tre, quattro. Sono arrivata alla fine, nella quinta ne faccio due all'interno dello stesso spazio, quindi ne ho fatte una, due, tre, quattro, cinque e all'interno dello stesso spazio faccio la sesta. Quindi il nostro punto chevron su cui andiamo a lavorare è questo, semplicemente questo, che si ripeterà per più giri. Andiamo a rivedere assieme ancora qualche passaggio, quindi alla fine del giro 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro, all'interno dello stesso spazio della maglia con cui mi sono alzata faccio un'altra maglia alta. Quindi 1, 2, ne abbiamo 2 all'interno dello stesso spazio, 3, 4, 5. E 6, 6 soltanto all'inizio e alla fine del giro. Filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie sottostanti, le 2 maglie alte, i 2 spazi e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro. Sono arrivata nello spazietto dell'archetto della puntina sopra, vado a fare dentro l'archetto la quinta. 2 catenelle, all'interno sempre del mio archetto vado a fare una maglia alta, la prima della sequenza delle 5, quindi una dentro l'archetto e le altre 4 sulle maglie successive. 2, 3, 4. E 5. Salto le mie 2 maglie alte di base, vado nella successiva e ripeto così tutta la sequenza del mio punto chevron. 2, 3, 4 e 5. Ovviamente la quinta l'ho fatta all'interno dell'archetto, 2 catenelle. All'interno dell'archetto riparto con la prima e nelle successive di base 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, qui la base si restringe, quindi salto 1, 2 e poiché sto arrivando alla fine del giro faccio 1, 2, 3, 4, la quinta nell'ultima, poi all'interno dello stesso spazio faccio la sesta. Quindi qui, questo è il punto della lavorazione della maglia, quindi niente di particolare. Però l'effetto, appunto, il risultato poi avete visto com'è molto carino. Adesso andiamo a vedere appunto come fare il cambio di colore, vi dico appunto per quanti giri ho lavorato e come procedere per il cambio di colore. Vedete, questa è la maglia che ho iniziato appunto a lavorare dalla parte alta della scollatura, qui c'è il collo.
Io ho lavorato con questo punto chevron che abbiamo appena visto assieme per 8 giri, quindi 8 righe di punto chevron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi 8 righe. Dopodiché, appunto, sono andata a lavorare sempre il punto allo stesso modo, soltanto facendo il cambio di colore. Vediamo come. Per il cambio del colore, appunto, andate a tagliare il filo con cui state lavorando, ne lasciate una codina lunga per poi passare con l'ago da lana il filo, appunto, e nascondere la codina. Prendete sempre il vostro uncinetto. Io rifaccio la mia maglia alta finale perché quella, la sesta che ho fatto all'interno dello stesso spazio, perché appunto la lavoro a metà e poi lascio i due punti prima della chiusura dove vado a passarmi, lasciando appunto un pezzettino lungo di codina sempre poi per andare a nasconderla, mi vado a passare i due fili, quello di mohair e quello di alpaca che vi ho fatto vedere prima, lavorati assieme, quindi questi due filati qui che ho unito assieme perché da solo il mohair dà un effetto molto molto sottile e velato che potrebbe anche piacere. Io però ho preferito appunto dare più corposità a questo punto di colore unendo questi due filati. E quindi nelle ultime due maglie di chiusura, invece chiudo la mia maglia alta già agganciandomi con il filo rosso e non vado altro che a ripetere il mio punto chevron come ho fatto finora. Quindi mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, all'interno dello stesso spazio vado a rifarmi la mia maglia alta e poi le mie 5 consecutive, come abbiamo visto prima, sì, una, quindi in totale adesso siamo 3, 4, 5, 6 in totale. Salto le due maglie consecutive di base. E nella terza riprendo a fare le mie 5 maglie alte consecutive. 2, 3, 4 e naturalmente, come abbiamo visto prima, la quinta all'interno dell'archetto. 5. 2 catenelle di separazione perché sono nella punta della mia onda, rientro nel mio archetto. E vado a fare la prima maglia alta dentro l'archetto e le altre consecutivamente negli spazietti per un totale di 5. Quindi 3, 4 e 5. Così ho eseguito il mio cambio di colore e procedo così fino alla fine della mia riga. Arrivata alla fine del mio giro, 1, 2, 3, 4 maglie alte. Faccio la quinta all'interno del mio ultimo spazio, dove poi dovrò all'interno dello stesso punto fare la sesta, che chiuderò soltanto a metà perché andrò a riprendere il mio filato del colore di base della maglia e quindi andrò a tagliare questo rosso, lasciandone un pezzettino lungo per poi nascondere la codina. E vado a prendere il nuovo filato, quello del colore principale di base, e vado a chiudere il punto agganciandolo, chiudendo l'ultima della sesta maglia alta che ho effettuato. Mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e riprendo così la mia lavorazione con il colore principale, quindi facendo le mie due maglie alte all'interno dello stesso spazio e poi consecutivamente la sequenza dei miei punti sopra le maglie alte sottostanti come abbiamo visto finora, quindi riprendo a fare il mio punto chevron.
Quindi, come vedete, è una maglia molto molto semplice da realizzare, però a volte soltanto con dei giochi di colore, con un punto semplice, dei contrasti, si possono veramente ottenere delle cose molto molto belle. E quindi riprendo a fare il mio punto chevron. Ora vi lascio continuare da sole. Però appunto vi do la sequenza delle righe per come lavorare, quanti giri quindi lavorare e quante righe inserire nelle sequenze di lavoro. Con l'ago da lana naturalmente voi andate a nascondere, io l'ho fatto di volta in volta, andate a nascondere le codine che vi restano in rimanenza in mezzo ai punti, quindi le codine che avete tagliate. Io l'ho fatto subito, per ogni giro appena avevo le codine le nascondevo, perché poi non volevo ritrovarmi alla fine poi con tutti i pezzettini di fili volanti, quindi l'ho fatto mano a mano in modo da non trovarmi tutto alla fine e così anche da vedermi un attimino il lavoro più definito fin da subito. Comunque potete fare appunto come volete. E naturalmente questo progetto qui può essere realizzato con qualsiasi altro tipo di filato voi abbiate anche a casa in rimanenza. Potete giocare voi come volete per la creazione appunto di questa maglia, sia con i colori ma anche con i materiali. A me appunto piaceva questo contrasto di questa lana un po' più pettinata e la pelosità invece del mohair. Questo appunto effetto che si viene a creare. Vi faccio vedere la sequenza di lavorazione appunto delle righe che dovete fare. Quindi io ho lavorato dalla base del collo e vi faccio vedere anche lo schema appunto scritto qui. Ho lavorato 8 righe nere. Poi ho fatto una riga rossa, poi ho fatto altre 8 righe nere, qui ho lavorato 2 righe rosse, poi ho lavorato altre 8 righe nere, altre 2 righe rosse, quindi 8 righe nere, una riga rossa e poi nella parte finale ho lavorato 18 righe nere. Quindi questa è la sequenza appunto di lavorazione dei giri. Ovviamente adesso vi dirò appunto come fare per aumentare la parte finale. Andiamo a vedere assieme come rendere appunto più ampia l'ultima parte della maglia. Lavoro il mio pannello appunto chevron sia per la parte davanti che per la parte dietro, quindi partendo dal collo, lavoro il mio punto chevron per circa 47-48 centimetri. Quindi fino a qualche giro dopo all'ondina. All'ultima ondina rossa che ho realizzato. Quindi mi fermo, diciamo, a 3-4 righe, alla lavorazione di 3-4 righe nere dopo l'ultima ondina rossa che ho realizzato. Da qui in poi vediamo come effettuare i nostri aumenti. Supponiamo quindi di essere arrivati al nostro 47esimo, 48esimo giro di lavorazione, appunto ai centimetri che vi ho indicato. E andiamo ad alzarci sempre con 3 catenelle alla fine del giro. Giro il mio lavoro. Qui, anziché fare soltanto una maglia alta, quindi come facevo nei giri precedenti, ne vado a fare due. Questo soltanto nel giro di inizio e nel giro di fine di lavoro, quindi nella parte iniziale e poi nella mia parte finale. Quindi anziché come normalmente ne facevo due, ne vado a fare tre. Poi qui effettuo una maglia alta sopra ogni maglia alta di lavorazione
Mi sono dimenticata di dirvi che ho cambiato anche il numero di uncinetto, quindi dal 4 sono passata al 4,5, questo per appunto dare ampiezza alla maglia oltre agli aumenti che noi stiamo andando a fare. Quindi vado ad eseguire, ho una maglia alta su ogni maglia alta che mi trovo sottostante, in questo modo. Quindi in totale nella mia prima riga, diciamo, dell'ondina mi trovo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie. Ora salto sempre le mie due maglie di base e vado a farmi una, 2, 3, 4. 5, quindi la quinta all'interno dell'archetto e ne vado a fare ora una sesta. Quindi laddove facevo soltanto una maglia all'interno dell'archetto, finita la mia prima successione di maglie, ne vado a fare due. Faccio 3 catenelle di separazione, quindi prima ne facevo due, adesso ne faccio 3. Rientro e vado a farmi due maglie alte all'interno dello stesso archetto. Quindi ho fatto due maglie alte all'interno, 3 catenelle di separazione, due maglie alte all'interno. Quindi qui sono andata a farmi degli aumenti. Dopodiché riprendo a fare le mie maglie alte in successione, in questo modo. E quindi in questa riga ne avrò due che sono quelle all'interno dell'archetto, 3, 4, 5 e 6. Quindi laddove prima avevo sotto 5 maglie alte consecutive, adesso sono andata ad aumentare. Poi procedo facendo, appunto, saltando la maglia alta di base, la maglia alta di base che si trova dopo il quadratino, e vado a fare una, due, tre, 4 maglie alte sotto le maglie alte sottostanti, la quinta all'interno dell'archetto e vado a farmi una sesta maglia alta dentro. Quindi ho fatto l'aumento. 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio due maglie alte. Prima ne facevo una. Poi procedo facendo la terza maglia alta sopra la maglia alta sottostante, la quarta, la quinta e la sesta. Concludo il mio giro nell'ultima parte saltando appunto le mie due maglie che trovo successivamente, quindi questa, poi c'è il buco del quadratino e quest'altra maglia. E vado a fare una, due, tre, quattro, cinque. Prima facevo la sesta e la rifaccio, faccio ancora la sesta e ne vado a fare un'altra per creare un ulteriore aumento. Procedendo in questo modo, già vedete che praticamente il mio punto chevron prende già un'altra forma e quindi si va ad ampliare la larghezza appunto della lavorazione. Procedo così, operando appunto con questi aumenti per 3 o 4 giri, tali e quali a questo che abbiamo visto. Dopo che ho lavorato i miei 4 giri in questo modo, andiamo a vedere come fare per ulteriormente ampliare la nostra maglia. Vado a fare 3 catenelle per alzarmi e vado a fare 3 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Quindi con la catenella delle 3 con cui mi sono alzata avrò 1, 2, 3, 4
maglie alte all'interno dello stesso punto. Ora vado a fare una catenella per ogni catenella, per ogni maglia alta di base che mi trovo. Tralascio, quindi in totale ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Manca l'ultima. Salto l'ultima, salto la prima della seconda riga e vado a fare una maglia alta per ogni maglia alta di base che trovo fino ad avvicinarmi al centro. Quindi ne ho fatta 1, 2, 3. 4, 5, 5. Faccio una sesta e all'interno dello stesso punto ne faccio un'altra, quindi ne ho fatte praticamente 7 in totale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio sempre le mie 3 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio vado a farmi 3 maglie alte. In questo modo. Quindi abbiamo visto che siamo andati ad aumentare in questo giro ulteriormente rispetto appunto agli aumenti del giro precedente un'altra maglia e procediamo facendo in successione delle altre maglie alte facendo una maglia alta sotto ogni maglia alta sottostante. E quindi andiamo a contare, ne abbiamo fatte. Scusate, vi avevo detto che qui ne avevo fatte, quindi ho fatte 3 da questo lato e qui 2, ne vanno fatte 3. Quindi all'interno, quando io sono arrivata all'interno della punta della prima onda, ne devo fare all'interno non 2 ma 3, quindi mi correggo su quello che vi ho detto poco fa, perché ho sbagliato. Quindi 3 catenelle di separazione, rientro dentro e ne faccio altre 3 di maglie alte consecutive, sempre nello stesso spazio. Poi procedo facendo le mie maglie alte sopra la riga di maglie alte sottostanti. E mi fermo come sempre sulla penultima. Quindi andiamo adesso a contare, partendo dal centro all'interno dell'archetto ne abbiamo fatte 1, 2, 3 e poi 4, 5, 6, 7 e 8. Vedete come aumenta la nostra onda, fino a che appunto poi quando avrete la maglia completata andrà a formarsi proprio questa sorta di onda di arricciatura. Andiamo a vedere appunto come proseguire, saltiamo appunto le due maglie alte sottostanti, quindi questa e quella della prima riga, partiamo dalla seconda e facciamo una maglia alta, 2, 3, 4, 5, 6, adesso passiamo all'interno, 6, 7 e 8, perché praticamente abbiamo fatto 3 maglie alte all'interno del nostro archetto, 3 catenelle di separazione e proseguiamo così con altre 3 maglie alte all'interno appunto della nostra punta e poi proseguiamo come vi ho fatto vedere finora per tutta la nostra riga di lavorazione. Con questo procedimento e con questi ultimi aumenti proseguite fino alla fine della lavorazione della maglia. Ovviamente se voi la volete fare più lunga delle misure che vi ho dato io, siete appunto liberi di farlo. Vedete, questo è soltanto l'effetto che abbiamo ottenuto soltanto con un paio di giri di aumento, perché vi ho fatto vedere soltanto una dimostrazione, giusto per capire come appunto la maglia prenda una forma più allargata.
Se vi dovesse piacere ancora più ampia, dopo questi giri di lavorazione, quest'ultimo giro di lavorazione di aumenti che vi ho fatto vedere, potete procedere allo stesso modo per altri 4-5 giri e se vi piace aumentare ancora di più verso la fine della lavorazione, potete ulteriormente aumentare con questo sistema ancora una maglia ai lati e poi, come vi ho fatto vedere, al centro appunto della punta. Io ho proseguito così con l'ultimo giro di aumenti che vi ho fatto vedere fino alla fine, però nulla vieta appunto di regolare anche l'ampiezza facendo appunto degli aumenti ulteriori in più. Detto questo, andiamo a vedere come procedere. Finiti i nostri due pannelli di lavorazione, assemblati i due pannelli, quindi li sovrapponete e andate a fare la cucitura dei due pezzi delle spalle, come vi ho detto, lasciando all'incirca un 27 centimetri di scollatura per il passaggio appunto del collo, vedete in questo modo. Quindi io dei miei 46 centimetri ne ho lasciati 26 di spazio. Quindi andate a cucire le due spalle. E andate a cucirmi poi i due laterali. Io ho lasciato circa 20 centimetri per il passaggio delle braccia, regolatevi voi con la misura che vi è sufficiente, basandovi o provandola oppure anche su una maglia che avete già in casa su cui appunto fare un raffronto. Una volta che avete completato le vostre cuciture delle spalle e dei fianchi, vi ritroverete con l'apertura delle maniche che andremo a lavorare intorno. Quindi, che fare? Allora, io vi consiglio lungo tutta la circonferenza della manica, almeno io ho fatto così, voi vi ritroverete diritta, andate a fare tutto intorno un giro di maglie basse. Ovviamente queste maglie basse dovranno avere un totale finale multiplo di 12 perché poi su queste dovremo andare a lavorare riproponendo il nostro punto chevron. Quindi magari cercate appunto di fare un po' il calcolo e di contare bene, ovviamente devono essere simmetriche poi, quindi il numero di maglie basse che mi andrete a fare intorno alla circonferenza della manica dovrà essere uguale all'altra naturalmente. E quindi una volta fatto il giro di maglie basse andiamo a vedere come lavorare in tondo questo punto. Lavorando con questo filato e con la mia tensione del lavoro, la circonferenza della mia manica nella parte più alta, che è la parte appunto di circonferenza più larga del braccio, misura circa 34 centimetri. Io per lavorare il mio punto chevron ho fatto esattamente 60 maglie di base intorno alla circonferenza. E ho lavorato 5 motivi di punto chevron. Vediamo la sequenza dei giri di lavorazione per ottenere queste righe. Innanzitutto, per la lavorazione parto da qui, appunto, lavorando circolarmente con l'uncinetto del 4,5 per dare un'ampiezza maggiore alla parte appunto più alta del braccio, che è quella più larga. Quindi qui in sequenza ho lavorato con 7 righe nere di punti chevron, poi ho fatto 2 righe rosse, da qui ho cambiato l'uncinetto e ho usato l'uncinetto del numero 4, quindi queste 8 righe nere le ho fatte con l'uncinetto del numero 4, poi ho fatto 2 righe rosse, 8 righe nere. Da qui sono andata a cambiare uncinetto e ho preso l'uncinetto del 3,5. Quindi da questa parte finale, diciamo delle righe rosse, ho usato l'uncinetto del 3,5 e da qui in poi le due righe rosse e altre 9 righe nere. E vedete come si è ristretta la manica soltanto con il cambio di uncinetti. Una volta che abbiamo eseguito tutte le nostre maglie basse intorno alla circonferenza della manica, io ho fatto un esempio facendovi un cerchietto
come la circonferenza della manica, appunto da lavorare, andiamo a chiudere le nostre maglie basse in tondo, eseguendo una maglia bassissima nella prima catenella eseguita. Quindi facciamo finta che questa sia la nostra circonferenza di lavorazione. Mi alzo con 3 catenelle, quindi una, due, e nelle maglie successive lavoro consecutivamente 4 maglie alte. Quindi con la prima catenella con cui mi sono alzata siamo alla terza, quarta, quinta. Dopodiché salto 2 maglie di base, una, due, e nella terza vado a farmi le mie 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Ora faccio 2 catenelle di spaziatura e all'interno del punto successivo di base faccio una maglia alta e consecutivamente altre 4 per un totale di 5 maglie alte. Quindi procedo a fare il mio punto chevron come ho fatto finora per la lavorazione della mia maglia. Solo che appunto, a differenza di prima, quando nel punto iniziale avevo fatto le prime 3 catenelle per alzarmi e subito una maglia alta all'interno dello stesso spazio, qui, se avete notato, non l'abbiamo fatta perché adesso il punto a noi lo andremo a lavorare intorno. Ora procedo così con la lavorazione del mio punto chevron per tutta la circonferenza del mio giro. E poi vediamo come procedere. Arrivati alla fine del giro, mi troverò nel punto dove qui avremo la puntina, l'angolino, diciamo, della stondatura, per intenderci come questa. Allora andiamo a fare le nostre 2 maglie, le 2 catenelle, scusate, e ci agganciamo con una maglia bassissima sulla terza catenella della prima maglia eseguita. E questa sarebbe la punta del nostro triangolino. Ora punto l'uncinetto all'interno dello spazio dell'archetto, prendo il filo, faccio una maglia bassa e altre 2 catenelle, così che ho creato la mia maglia alta all'interno dell'archetto. E poi procedo con il resto delle 4 maglie alte consecutive, quindi 2, 3, 4, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi ho effettuato le mie 5 maglie consecutive e riparto con la sequenza del mio punto chevron, facendo nuovamente le altre 5 maglie alte in successione. Quindi 1, 2, 3, 4. E quando mi ritrovo appunto nell'archetto della puntina dell'angolino, la quinta, le 2 catenelle di spaziatura e così via. E riprendo normalmente il mio punto chevron. Lungo tutta la circonferenza della mia manica. Ci vediamo alla fine per la chiusura. Sono arrivata alla fine del mio giro, dove appunto mi devo trovare a fare l'angolino della puntina, quindi le mie 2 catenelle, entro con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime maglie effettuate e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Dopodiché rientro nel mio archetto, quindi nella puntina dell'archetto, pesco il filo, faccio una maglia bassa e 2 catenelle e riprendo nuovamente a lavorare il mio punto chevron tutto in tondo. E quindi, come vi ho detto, appunto completando nella sequenza di righe che vi ho indicato per la nostra manica. Se non ve la sentite di lavorare il punto chevron intorno, potete
potete lavorare anche un pannello separatamente che poi andrete a piegare a metà eventualmente e lo andate a cucire tutto intorno. Quindi come vi sentite più sicure non cambia niente, anche se comunque di base poi ci sarà la ricciatura dell'ondina, però tranquillamente la potete poi cucire adattandola alla circonferenza della maglia, non succede nulla. Quindi vedete voi un po' come vi sentite meglio. Ovviamente lavorandola in tondo non avrete cuciture da fare, sarà una lavorazione diciamo tutta di un pezzo, mentre così se invece la lavorate a pannello dovete poi fare le cuciture intorno alla circonferenza e ovviamente nella parte del finale appunto sottostante della manica. Quindi come preferite, veramente il tipo di lavorazione come risultato finale poi non cambia nulla. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial che ha visto come protagonista la maglia Red Waves, queste onde di mohair rosso che attraversano un'alpaca nera. È una maglia molto grintosa, molto portabile appunto per tutti i giorni e molto 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 calda, perché appunto è realizzata con un filato di alpaca che si va ad intersecare con questo filato di mohair e l'effetto è veramente molto molto trendy, molto molto giovane secondo me come risultato. A me piace molto e l'ho realizzata dopo le numerose richieste che mi avete fatto scrivendovi. A moltissime l'anno scorso ho passato le istruzioni e ad un anno appunto dalla pubblicazione della mia maglia finalmente sono riuscita a realizzarvi il tutorial. Io spero appunto che questo progetto vi sia piaciuto e possa esservi di spunto anche per far volare la vostra fantasia, magari creando un fondo diverso di colore di base e giocando con dei nuovi colori. Io sono curiosa di vedere che cosa combinerete voi e naturalmente aspetto come sempre le vostre foto dei lavori realizzati e che poi pubblicherò nella mia pagina. Io vi ringrazio tantissimo anche oggi per avermi seguito e vi aspetto a prestissimo al prossimo progetto. Vi abbraccio, a presto, ciao ciao!